Allora, oggi il video parte un po' diverso dal solito perché, in pratica vi spiego, devo cambiare la sveglia perché quella lì è nera, che sul mio comodino devo darla alla mia fidanzata perché la sua si è rotta. Allora, visto che io da grande cultore, da grande appassionato di tecnologia, uno che se potessi porterebbe, avrebbe anche letto ipertecnologico, ecco, diciamo così, ho trovato su Amazon una sveglia che è molto più di una sveglia, qualcosa che se funzionasse sarebbe strafigo, veramente. Quindi, non interrompete quel video e fatemi, e guardatelo fino in fondo per scoprire da me se questa sveglia, diciamo, smart, effettivamente funziona veramente. Però prima di iniziare mi chiedo di supportare il mio canale lasciando un bel mi piace sotto questo video, di iscrivervi al mio canale se non ancora non l'avesse fatto, perché per me è importantissimo e per voi è completamente gratuito, di attivare la campanella delle notifiche. Ma ora bando alle ciance e iniziamo subito dopo la sigla. Allora, adesso che è arrivata la questa sveglia particolare, farò vedere appunto che cosa di particolare ha questa sveglia e perché è super tech. Quindi andiamo ad unboxarla perché onestamente non l'ho ancora vista neanche io. E togliamo l'involucro, abbiamo il telecomando per controllare la distanza con le pile già inserite dentro, quindi molto importante. Poi abbiamo praticamente la sveglia di per sé, che è quella che ci interessa a noi, che è questa qua. E la particolarità di questa sveglia, come dicevo, che è super tech, perché questa sveglia, oltre che fare da sveglia, quindi segnarvi l'ora e avere due allarmi da impostare per potervi appunto svegliare naturalmente, vi darà la possibilità anche di fare una cosa importante, di ricaricare tramite pad di ricarica wireless i dispositivi compatibili con la ricarica wireless. Vi funge da radio FM e radio, quindi potrete selezionare la vostra stazione radio preferita per ascoltare la radio, e in più fa anche da speaker audio, quindi collegando il telefono Bluetooth potrete riprodurre i vostri brani tramite gli speaker audio, quindi poi proveremo a vedere se effettivamente funziona oppure no. E poi qua dietro abbiamo praticamente tutte queste cose qua, che sono praticamente il primo foro, che questo qua è naturalmente l'ingresso per quanto riguarda l'alimentatore, perché questa sveglia va ad alimentazione a corrente. Poi abbiamo l'ingresso AUX, quindi quello per collegare tipo un MP3 alla sveglia per riprodurre appunto i brani, e un'uscita USB per poter ricaricare due dispositivi contemporaneamente, quindi entrambi, uno con la ricarica tramite wireless e l'altro invece con un cavo normale. E poi abbiamo addirittura un ingresso per la scheda SD, quindi potremo anche riprodurre un brano da una scheda SD. Poi abbiamo i due gommini antiscivolo, e in più qua c'è dentro la batteria, è una batteria di quelle piccole, tonde, sottili, quelle CR2032 mi sembra. Però qual è il fatto? Che non è che questa batteria, vedete, che sta scollegata dalla corrente, vi tiene la sveglia accesa comunque. E il fatto è che questa batteria sarà, è una batteria di memoria, si chiama. Cosa vuol dire? Praticamente che quando salta la corrente in caso, oppure volete portare la sveglia con voi, quando staccherete la sveglia dal capo di alimentazione per portarla con voi in viaggio o in vacanza, per esempio, questa batteria farà in modo che l'ora, cioè l'impostazione che avete dato alla sveglia, non vengano perse. Quindi se voi tirate via la batteria, questa sveglia ripartirà da zero proprio. Quindi ha questa funzione. La cosa è questa: mi sarebbe piaciuto di più che ci fosse la pila che alimentasse effettivamente la sveglia, e quindi potesse andare sia, diciamo, a pila che a corrente. Però insomma, ce la facciamo andare bene così. Poi qui dentro, che è l'ultima scatolina che abbiamo praticamente cosa? L'alimentatore, che va collegato appunto alla corrente per andare alla sveglia, e il cavo AUX, quindi già incluso in confezione il cavo AUX per poter collegare appunto, come dicevo prima, un MP3 e riprodurre le vostre canzoni. Ecco, adesso proviamo a vedere effettivamente, perché non ho ancora provato, quindi proviamo a vedere se effettivamente funziona o meno, e poi ci troviamo qua. Allora, adesso vi faccio vedere brevemente come è fatto il telecomando. Naturalmente vi dico semplicemente che diciamo, i comandi del telecomando sono esattamente gli stessi uguali che ci sono ai lati della sveglia, quindi comunque sono il duplicato di quelli già presenti sulla sveglia. Allora, il tasto di questo qua non è il tasto per accendere o spegnere la sveglia, ma bensì è il tasto che va in abbinata a mode, ovvero il tasto mode serve, è quel tasto che servirà appunto per cambiare la modalità, quindi passare dalla modalità
modalità Bluetooth, modalità scheda di memoria, modalità radio oppure modalità AUX. Una volta che avrete impostato la modalità che vi piace di più, e andando a premere quel tasto qua, automaticamente creerete una scorciatoia, quindi lei, quando andrete a schiacciare questo tasto, andrà a selezionare l'ultima modalità che avete impostato tramite il tasto Mode. Poi il tasto centrale è quello per, naturalmente, per quanto riguarda la play pausa, i più e meno sono per regolare il volume, e quelli a destra e a sinistra sono quelli per scorrere avanti o indietro con le canzoni o con i video. Poi sleep 12-24 vuol dire che potrete impostare il formato dell'ora 12 o 24 e impostare il timer di spegnimento automatico dell'orologio. Cosa vuol dire? Praticamente, invece che andare a selezionare manualmente l'intensità della luminosità dell'ora, andando con la funzione sleep, potrete impostare voi da un minimo di 15 minuti a un massimo di 90 minuti per far decidere alla sveglia quando effettivamente spegnere il LED che indicano l'ora. Poi qua abbiamo naturalmente il tasto, quello per impostare manualmente il livello di luminosità del display, e vi faccio vedere qua brevemente che il minimo è spento, e già il minimo, fidatevi che adesso quando lo vedete, perché non si vede assolutamente niente, ma già il minimo è ben illuminato, si vede molto molto bene di notte, forse anche un po' troppo. Poi abbiamo il tasto time, che è quello che serve per settare appunto l'ora e i giorni della sveglia, e poi naturalmente i due allarmi che possiamo andare a impostare come sveglie a nostro piacimento. Allora, adesso vi faccio vedere brevemente che ho portato il mio telefono sulla basetta di ricarica wireless, e vedete che qui in alto è comparso il simbolo che indica il fatto che appunto il telefono è in ricarica wireless, quindi funziona, e qua il simbolo che appunto il telefono è connesso Bluetooth alla sveglia. Ora vi faccio sentire l'audio delle casse quando vi faccio partire il video. Adesso vi farò vedere che parte, faccio partire il video, massimo un po' di volume. Allora, come avrete ben visto, il telecomando funziona molto bene, e l'audio, spero che il microfono abbia captato bene l'audio, perché è veramente molto molto valido, molto buono, e secondo me veramente mi ha sorpreso la qualità dell'audio. Naturalmente la ricarica wireless funziona molto bene, non è molto rapida, ma un 5 watt, quindi se dovete mettere il telefono a ricaricare di notte va benissimo, perché non so, andate in stress la batteria, quindi non sovraccaricate la batteria. E quindi secondo me, ragazzi, vi dico, ve la straconsiglio, perché avete la possibilità di utilizzare qualsiasi dispositivo tramite Bluetooth, che sia iPhone o anche Android, o che sia anche un tablet, che sia. Avete la possibilità di ricaricarlo via wireless, avete la possibilità di utilizzare sia una scheda SD per, diciamo, riprodurre delle canzoni, sia la radio FM, che funziona molto bene, e anche l'uscita AUX per collegare un MP3 direttamente alla sveglia, quindi veramente molto molto comodo come cosa. E inoltre avete la possibilità di settare timer in modo tale che voi vi possiate svegliare con o il telefono collegato Bluetooth alla sveglia, quindi con la vostra canzone preferita tramite Bluetooth, o addirittura con la scheda di CD, la radio, o anche l'uscita AUX per un MP3. Quindi veramente, secondo me, è veramente fantastica. Io non ci speravo assolutamente, per quando l'ho ordinata, non ci speravo di poter ottenere a ricevere un prodotto così, con una qualità. Tra l'altro funziona sia la sveglia, funziona anche molto molto bene l'audio, quindi veramente mi ha veramente stupito. Gli aver dato 1 euro, e sono veramente molto molto soddisfatto di questo acquisto, e ve lo straconsiglio, perché è super tech e va benissimo e funziona veramente molto bene, e poi anche il design è molto molto bello, quindi straconsigliata. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto, grazie a tutti per avermi seguito, e alla prossima.